Quanto pensi all'impero romano? Questo è un trend stupido per tantissimi motivi, ma soprattutto perché tende a identificare la storia di Roma antica con la storia dell'impero. La storia romana infatti è divisa sostanzialmente in età regia, storia repubblicana e poi storia dell'impero, ma solo alla fine. Adesso vi svelo un piccolo segreto. Chiunque ami la storia romana, e quindi quelli che quando studiavano sui libri avevano proprio gli occhi che brillavano, sanno che in realtà esistono solo la Regia e la Repubblicana. La personificazione di questo era un po' il mio professore di storia romana, il quale fino alla storia repubblicana lui raccontò anche le virgole, ma davvero anche le virgole, per poi arrivare a fine corso con una sorta di aria di disgusto e dire: poi c'è l'impero, c'erano questi imperatori, così magari ve li studiate voi. Quindi vi prego, basta con questi imperatori e magari iniziate a parlare dei consoli.